Pachino 6 maggio 2011, inizia così l'ottava edizione dell'Inverdurata qui a Pachino. Vediamo i ragazzi in preparazione ai disegni che tra qualche ora verranno allestiti con gli ortaggi, appunto per creare i disegni artistici per l'Inverdurata. Chi vi parla è Zero Sortino. Siamo in diretta streaming in questo 6 maggio 2011. Si può benissimo vedere come le ragazze stanno accuratamente preparando i disegni artistici, riempendoli con la sabbia per creare lo sfondo per questo disegno che adesso ci informiamo il nome. Signora, buonasera, sono di Canale 15, lei che cosa sta facendo in questo momento? Io taglio il limone per fare il bordo. È un lavoro faticoso? No, fa niente. È il primo anno che lei fa questo lavoro? L'ottavo anno. Quindi è un'esperta? Sì, sì, ormai sì. Il nome del disegno lo sa, il nome? Come si chiama il vostro disegno? La Giovane Italia. La Giovane Italia, quindi giovane e bella dovrebbe essere. Tutte noi, certo, ovviamente. Quanto tempo pensi che impiegate per finire il mosaico? In genere siamo sempre gli ultimi a finire, ma quest'anno spero di fare prima. Speriamo di fare presto. Le 4, le 5, ma l'anno scorso alle 6 abbiamo finito. Speriamo allora che gli ultimi poi sarete i primi. Speriamo, ce lo auguriamo di cuore quest'anno. Da Canale 15 un bocca al lupo. Crepi! Ciao! Il compito di tagliare le arance ogni anno mi sembra che spetti a queste belle signore. Sì, certo. Lei se ne sta andando? Ma non taglia le arance allora? No, non li taglio. Fa compagnia, fa diciamo un aiuto spirituale. Sì, sì, bravo. Ecco, vediamo il posizionamento delle arance, che già il disegno prende quasi forma, che i colori delle arance, appunto, dei limoni, delle zucchine, degli ortaggi che abbiamo noi qui a Pachino, che compongono questo bellissimo mosaico. Vediamo al lavoro queste meravigliose ragazze che prima hanno disegnato il mosaico e adesso lo stanno finendo con questi ortaggi, con queste arance e limoni. Una signora ci mostra l'unità, il nome del mosaico è l'unità d'Italia praticamente. Bravissimi, un bocca al lupo da Canale 15. Aspetta, tu che cosa stai facendo praticamente? Sto mischiando la turbina con il caffè. Per creare che cosa? Per creare un disegno bellissimo che viene più duro e più sottile. Ho capito. È il primo anno che fai questo lavoro? Ah no, secondo. Bravissimo. L'anno scorso ho fatto le terze e quest'anno le seconde. Allora, da Canale 15, in bocca al lupo. Sabrina. Abbiamo trovato il direttore generale dell'Inverdurata 2011, ottava edizione a Pachino, il signor Francesco Trincali. Vediamo la sua opinione, che cosa ha da dirci. Che ogni anno sempre migliora sia dal lato dei disegni sia la lavorazione, perché c'è più esperienza e quindi ogni anno i partecipanti sono all'altezza di fare delle meravigliose cose. Speriamo che tutto vada bene, sta iniziando ottimamente bene, abbiamo finito di ripartire tutte le verdure prodotte naturalmente nel nostro territorio e i ragazzi stanno iniziando a lavorare. Ci risentiremo in serata.
No, abbiamo fatto, stiamo facendo questa anteprima e la mandiamo in onda questa sera anche per far vedere in tutto il mondo che cosa sa fare Pachino. Ok, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Mentre vediamo i ragazzi che aprono le figure già prestampate, fatte qualche giorno prima, per creare appunto poi dopo i mosaici con le verdure. È un lavoro di squadra che viene fatto, come possiamo vedere dalle immagini, da ragazzi provenienti dalle scuole di Pachino, che ogni anno si impegnano per questa manifestazione bellissima che facciamo solo noi a Pachino, e tramite le nostre telecamere faremo vedere in tutto il mondo. Salve, peliamo le patate, no, le carote, sto vedendo. Questo serve per fare colore? Eh sì, per la ragione. Ho capito. Ma poi durante questi giorni vengono abbeverati con l'acqua per rimanere gli ortaggi? No, no, gli ortaggi no, non sono come i fiori. No, no, gli ortaggi si sistemano e basta. Rimane invariato, il colore rimane invariato. Metteremo tanto di carota a strati, quindi rimarrebbe invariato il colore. Ho capito. Anche a voi in bocca al lupo. Siamo arrivati al mosaico appartenente alla Chiesa Madre di Pachino, dove mi dicono che il nome è... Ecco, lo facciamo dire dall'interessato che è meglio. Circolo Tabor della Chiesa Madre di Pachino. Rappresenta le tappe dell'Unità d'Italia. Si può vedere Garibaldi, la bandiera e l'Italia. Lo vedremo prima di un pozzetto che poi verrà finito in questo vedendo nel disegno insomma l'anteprima del Pinocchio che verrà fatto con gli ortaggi anche in questo mosaico. Sì, Pinocchio e l'Italia. Pinocchio era un burattino e come l'Italia era diviso in tanti pezzi. L'Italia si è unita così come Pinocchio. Pinocchio è diventato vivo e anche l'Italia è diventata viva. È anche un simbolo di lotta alla illegalità. Pinocchio diceva le bugie e le bugie non dovrebbero essere dell'Italia. Bravissime, in bocca al lupo anche a voi. Mentre vediamo le ragazze che con armonia stanno iniziando questo capolavoro, questo mosaico. Grazie.
Anche in questo bozzetto si può intravedere, ecco, il disegno, due uomini che si danno la mano. Adesso proviamo a chiedere il titolo di questo mosaico. Salve, salve, buon lavoro, sono di Canale 15. Il nome di questo bozzetto, di questo mosaico? Siamo italiani. Quindi le due persone che si stringono la mano è appunto per questo? Esatto. Quanto tempo pensate di impiegare per finire il mosaico? Un 6-7 ore. Quindi la notte la passiamo. Però è una bella esperienza, ogni anno è una cosa unica che solo Pachino offre, come mosaico fatto di verdure e di agrumi. Le cose che sono nella nostra zona, i prodotti agricoli e tutto, li facciamo così. Capito, in bocca al lupo, in bocca al lupo anche a voi. Salve, siamo all'inizio della preparazione di questo mosaico che ha come nome... Come nome? Come si chiama il mosaico? Non dimenticateci. Tipo il fiorellino, quello piccolo, non ti dimenticare di me, no? Quasi, simile. Abbiamo trovato la nostra grande amica che ci fa anche da sponsor. Io, come promesso, siamo qua per fare vedere un pochino la procedura di questo bellissimo mosaico assieme agli altri, la preparazione di questo bellissimo mosaico che sarà finito, io penso, in 4-5 ore magari. Quest'anno abbiamo anticipato per non fare le ore piccole come gli altri anni, 3-4 del mattino. Comunque poi ci saranno i maritini che portano il caffè durante la caffè, pizza. D'accordo, in bocca al lupo anche a voi, ci vediamo dopo. Due bravissimi ragazzi stanno pelando le cipolle, che è una sì. È la bandiera italiana. Quindi il bianco delle cipolle servirà per fare lo sfondo della bandiera italiana. Lo sfondo della bandiera italiana e le nuvole. Lo sfondo della lo sfondo della bandiera italiana e per fare le nuvole. Quanto tempo pensate di impiegare per finire il mosaico? Ma almeno 5 ore. Almeno 5 ore. Domani in mattinata comunque lo vediamo finito. Sì, domani sì, sicuramente. In bocca al lupo anche a voi. Buon proseguimento di pelatina di cipolla. Grazie, vi hanno lasciato da sole oppure state appena iniziando e non c'è bisogno di tanta manodopera? Da sole. Cominciamo da sole. Poi verranno gli altri a darvi una mano? Più tardi sì. Come si chiama il vostro bozzetto? L'unione fa la forza. Sempre sul tema dell'Italia, ecco, l'Italia. In bocca al lupo anche a voi. Ci vediamo poi dopo. Ecco, vediamo tutte le ragazze e i ragazzi al lavoro in questa via Roma del 6 maggio 2011, l'ottava edizione dell'Inverdurata qui a Pachino, e tutte queste belle ragazze sono in opera per creare questi meravigliosi e artistici mosaici. Bene, concludiamo questa prima parte dell'ottava edizione dell'Inverdurata qui a Pachino. Abbiamo fatto vedere un poco come si sta svolgendo la serata per la creazione di questi bellissimi mosaici artistici. L'appuntamento è a domani con la visione dei bozzetti, dei mosaici finiti. A domani, buonasera.